Questo programma è offerto da... Allora, benvenuto a Schiavi d'Abruzzo, sul tetto dell'Alto Vastese. Questa è la tua definizione. Questa è una pregevole definizione. Riprendiamo anche perché siamo abituati anche noi in zona locale a ricondividere qualche foto dal tuo famoso balcone. Sì, il famoso balcone. Per chi non ti conosce, ma riconosce la tua firma Francesco Bottone, ma non sa che tu sei un collega giornalista dell'Eco dell'Alto Molise, che quindi è Vastese. Si occupa di questo territorio, insomma, in altitudine. A cavallo tra le due regioni. E di quello che succede, insomma, con molta precisione e puntualità, molto spesso, insomma, ci scambiamo anche in maniera proficua informazioni, notizie. Oggi però ti vediamo alla prova con un'altra veste, io direi che possiamo incamminarci. Andiamo. Perché oltre che giornalista sei cuoco. E infatti quindi... oggi cucino io. Francesco, è tutto pronto? Venendo qui da te, che oltre a essere giornalista, provetto cuoco, sei anche cacciatore, non potevamo... Prima cacciatore e poi tutto il resto? E poi tutto il resto. Quindi vedo già l'ingrediente principale, che cosa ci cucini? L'ingrediente principale e principe della giornata è il cinghiale dell'Alto Vastese. Oh. L'Alto Vastese è pieno di cinghiali. Anche troppi. In realtà però il cinghiale non è un problema, è cibo. Quindi... prepareremo per voi uno spezzatino di cinghiale al vino rosso, al Montepulciano, insaporito con alcune erbe di, vabbè, un po' di odori, cipolla, carota, il classico, un po' di peperone. Però qui vedo dei rami. Sì, questi qua vengono direttamente dai boschi dell'Alto Vastese, il rosmarino e l'alloro. Sul cinghiale spieghiamo bene, perché insomma bisogna stare attenti quando si cucina, si mangia, come ci sono anche delle norme che regolano questa cosa. Sì, il cinghiale, chiaramente questo cinghiale che ho io è frutto dell'attività venatoria, in realtà del selecontrollo che abbiamo fatto quest'estate, poi quindi è stato congelato e adesso l'abbiamo scongelato per l'occasione. Chiaramente il cinghiale è una carne un po' particolare. Ha un sapore bello deciso, molto, molto forte. E qui ci sono due correnti di pensiero, bravo. Quella che va per la maggiore, in base alla quale il cinghiale debba essere necessariamente marinato. Quindi la marinatura solitamente viene fatta con vino rosso o con vino bianco. E odori diversi, in particolare magari i chiodi di garofano, il bacche di ginepro. Spezie molto forti che vadano un po' ad abbattere il sapore forte del cinghiale stesso. Una raccomandazione è che con il vino rosso poi la carne prende un po' di colore e quindi magari se cioè questa cosa può dare fastidio anche visivamente. E tu sei su un'altra linea di pensiero. Io sono su un'altra linea di pensiero. Io sono su una linea di pensiero che se uno deve mangiare cinghiale, deve mangiare la selvaggina, deve sapere di selvaggina, deve avere un gusto forte, marcato, deciso che ti lascia... Ecco, magari da abbattere solo con un po' di... Nella cottura, con il vino. Con un po' di... Anche dopo, durante il pasto vero e proprio. Con un po' di, con un bel Montepulciano, con i tannini del Montepulciano. La carne è lì pronta, quindi bisogna iniziarla a lavorare. La carne è qui pronta, siccome sono in pezzi abbastanza grossolani, come si vede, adesso vado a... tolgo la parte dell'osso, e in modo da avere uno spezzatino che anche per la cottura cuoce molto, molto più velocemente. Io che posso fare? Tu adesso potresti ad esempio pelare quelle... Compiti sempre facili per me, quelle carote. Più divertenti. Quelle carote oppure sbucciare le cipolle. Questa poi la useremo sul fuoco, te la posso spostare. Quella la puoi togliere, sì. Mettiamo di qua. Mi prendo le mie carote. Chiaramente io adesso le ossa le tolgo, però poi le metterò insieme, cioè non le tolgo completamente, nel senso che le andrò a mettere dentro la pentola perché cedono sapore. Però poi sono facili da togliere. Però poi sono abbastanza grandi, quindi le togliamo agevolmente. Thank you.
cioè io il peperone lo sto tagliando bene, tu controllami. Sì, stai tagliando bene, puoi anche non farlo tutto, però me lo devi mischiare un po' con il verde pure. Questo pezzetto. Mm. Questo tutto quanto è la base. Questa è la base del, con la quale andremo a fare un soffritto per dare una prima cottura alla carne. Insomma, un bel soffritto corposo. Un bel soffritto corposo perché, ti ripeto, la carne è molto saporita e quindi necessita di condimenti. Mettiamo anche il verde. Abbondanti. Tutte le verdure vanno dentro? Sì, le abbiamo tagliate anche in maniera un po' fin troppo minuziosa, diciamo. Io di solito li faccio un po' più grossolana, ma oggi con il tuo aiuto abbiamo fatto una cosa un po' più. Ecco qua, vabbè, mettiamole tutte. Insomma, una bella parte di. Facciamo un bel soffritto. Adesso aggiungiamo olio, chiaramente questo è olio extravergine prodotto qui. Come si, chilometri zero, come fa figo di. Sì, questo è a chilometri di 3 perché a Cannavina l'abbiamo. Ecco, un po' di viaggio lo deve fare. Saranno un 3 chilometri. Verdure nel coccio, perché nel è coccio, importante. Bravo. Qui hai tritato le foglie. Sì, questo è alloro, l'ho tritato, preferisco tritarlo perché così diciamo insaporisce di più, sì. E tu invece ci va tutto dentro. Ci sminuzzerai un po' di rosmarino, solo gli aghetti? Solo gli aghetti, sì, fai così, okay. Tipo c'è controllo? Sì, vai, che controlla c'hai? E poi ci mettiamo anche un po' di sale, vale. Speziato. Sale speziato? Sì. Lo fai tu? Lo fa un amico mio, Ninni Luca, che è un tecnico della ristorazione, nonché consigliere comunale. Ah, e ovviamente non so che cosa ci sia dentro. Ci fidiamo. Credo pepe nero o qualcosa del genere. Fra un po' arriva anche il momento della carne. Sì, tra qualche secondo possiamo già mettere la carne. Mettere la carne io. Sì, vai, tu stappa il crodino e io inserisco la carne che abbiamo fatto a pezzetti piccoli per farla cuocere prima bravo. E poi a gusto, cioè in base al tempo, anche perché questo quanto dovrà cuocere? Questo ci vuole almeno un'ora e mezza, due di cottura. Quindi si gira bene, così con le verdure. Sì, poi lo facciamo andare un po', tra un po' aggiungiamo il vino rosso. Un paio d'ore abbondanti sono passate. Io spengo, te lo porto di qua. Nel frattempo, mentre cuoceva, siamo andati a farci anche un giro in paese. Siamo andati al fantastico forno indiano. Schiavi d'Abruzzo, per chi non lo sa, il forno è gestito da indiani. Dal mitico Billy. Che fa un pane, pizze, focacce buonissimi, quindi si accompagna. Dolci poi. Anche, fa di tutto. E quindi. Va bene, direi che la cottura ci siamo. Questo in realtà è un piatto polivalente, cioè nel senso potrebbe essere utilizzato anche come condimento per la pasta. Per la pasta. Quindi per un primo piatto. Dicevamo prima il coccio, anche se fuori dal fuoco, continua. E infatti, quindi il vantaggio è questo. Continua a bollire, continua a cuocere. Spostiamo. Allora, lo mettiamo qui. Oh sì, guarda, ecco, guarda, lo alzo così. Vediamo, c'è anche un sughetto che, insomma, con i colori del vino, certo, di tutte quante le spezie. Perfetto. Ci aggiungiamo anche un rametto così di scenografia, come fanno i grandi chef. Francesco, questo, insomma, lo consegno a te che sei l'artefice. Noi ti ringraziamo in questa nuvola, in questa nube di fumo. Che sono io un po' all'effetto che c'è a Schiavi d'Abruzzo certe volte con la nebbia, con le nuvole, esatto, basse sulla valle. Ti ringraziamo, insomma, per averci ospitato qui nella grazie a voi cucina.
E insomma, noi intanto ci sentiamo per lo scambio di notizie e intanto per chi volesse rifare questo piatto, ve l'abbiamo fatto vedere, e buon appetito.